Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di post workout, cosa mangiare e perché. Allora, vi ho mostrato nel video del pre-workout quanto fosse importante scegliere proprio, o meglio, riconoscere quella che è l'intensità del nostro allenamento, quello che è il nostro fabbisogno, quello che è il nostro obiettivo, prima di andare ad approcciare appunto ad un tipo di schema alimentare, che ovviamente per un neofita, perché ecco, un conto è avere già un po' di esperienza, perciò possono essere spunti interessanti, però per chi è neofita o comunque richiede di accortezze maggiori, è bene rivolgersi sempre a un nutrizionista. Mi raccomando, magari se sportivo, tanto meglio. Oggi vedremo appunto per quello che riguarda il post-workout quanto è importante scegliere gli alimenti da andare a mangiare, evitando possibilmente, ecco, io per esempio ormai da un anno e mezzo ho ridotto il consumo di integratori e mi sto mantenendo soltanto, diciamo, questo piccolo vezzo una volta a settimana di utilizzare un po' di proteine in polvere. Prendo addirittura le bustine monodose, queste sono isolate, molto buone, che praticamente una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni utilizzo al posto del cibo. Altrimenti, cosa che proprio io reputo fondamentale è scegliere i cibi giusti. E fra questi cibi giusti, dovendo io di base sempre essere, sto sempre a caccia della massa muscolare, no? Poi faccio un po' di peso, poi vado a giocare a padel e mi prosciugo, ma faccio molta fatica ad incrementare la massa muscolare. Però anche a me cresce la massa muscolare e devo dire grazie, per esempio, allo yogurt greco. Questo contiene per 100 grammi di yogurt, sono oltre 11 grammi di proteine. Siamo fra i 9 e i 12 grammi in base allo yogurt che si sceglie, perciò è una scelta molto intelligente se si vuole avere un pasto biodisponibile, veloce e rapido come post workout. Poi non ce l'ho qui, diciamo, qui pronte, però io spesso, per esempio, ho le uova sode, mangio 2-3 uova sode, reputo un cibo eccezionale, molto pratico, molto comodo e molto nutriente. Valore biologico 100, ovvero il nostro corpo le assimila proteine, minerali, carboidrati al 100%, un cibo fantastico. E aggiungo, proprio perché devo incrementare anche un po' di massa muscolare e devo perfezionare il recupero, alcuni cibi che magari mangio anche come pre-workout, come per esempio il miele e le gallette di riso. Ovviamente non è che ne mangio 57.000, ne mangio magari due con un po' di miele sopra. Altra cosa che spesso non mi faccio mancare, se non voglio il miele, per esempio metto sulle gallette il burro d'arachidi. Cibo ragazzi, spettacolare, ho fatto un video dedicato, vi mostro le varie specifiche tecniche. Comunque il burro d'arachidi ovviamente va sempre contestualizzato, non va, diciamo così, non va esagerata come quantitativa, come quantitativo assunto, perché altrimenti diventa poi peggio della Nutella, che comunque è molto grasso, molto calorico. Però in base all'obiettivo diventa senza dubbio un cibo molto interessante. Perciò ricapitoliamo. Per quello che riguarda il pre-workout, vi ho già fatto il video, andatelo a vedere se magari siete curiosi e volete capire qualcosina in più su come gestirlo. Per quello che riguarda invece il post-workout, ovviamente andiamo a reintegrare su base proteica, personalmente una mia scelta, quindi vado a riportare più alta la dose proteica, optando per uno yogurt greco piuttosto che uno yogurt greco con miele, se non voglio le gallette. Oppure mangio le uova. Personalmente io ne mangio anche 3-4, quindi ecco, non è un problema di quantità. Ovviamente fatevi sempre consigliare da un medico, perché altrimenti poi escono fuori i draghi e i mostri. Cosa molto importante, non essere e non forzare mai la mano. Di fondamentale importanza, invece, deve essere questo aspetto che molti trascurano: rispettare l'obiettivo che si deve perseguire. Se devi incrementare la massa muscolare, mangiarti 4 uova sicuramente potrà fare al caso tuo. Magari se tu devi mantenere un buon tono muscolare, mangiatene una, ok? Se devi perdere peso, magari va bene anche, magari, per esempio, se puoi mantenere, fai un uovo e 2 gallette di riso con un po' di miele. Se invece devi perdere peso, magari fatti solo un uovo, lascia perdere le altre cose, cioè non ti ricaricare di carboidrati anche dopo l'allenamento, perché magari andrai a casa dopo un'ora e mangerai a cena e lì magari ci sarà già che ti aspetta la tua porzione di, per esempio, non so, una fetta di pane tostato, un po' di riso in bianco, diciamo, questo tipo di alimenti che comunque sono già ottimali per ricaricare le riserve di glicogeno che ti serviranno per poi riaffrontare la giornata successiva e ovviamente i prossimi allenamenti. Allora, cosa veramente che reputo proprio indispensabile quando si tratta di alimentazione è avere un piano sul quale costruire tutto il percorso. Questo piano non si può fare da soli, però, ragazzi, necessita
a tutti i costi della supervisione di un personal trainer che segue il tuo percorso fitness e di un nutrizionista che segue il tuo percorso fitness su base però alimentare. Perciò ci deve essere una coesione costante fra queste due figure. Io vi dico, ragazzi, per esperienza, ci sono molte persone che non studiano tantissimo, che si improvvisano e che magari da personal vanno a fare cose, diciamo, propongono cose allucinanti. Il consiglio che vi do è accertatevi che ci sia comunque una vera competenza su base alimentare, accettate giusto qualche consiglio dal vostro personal, ma è fondamentale avere proprio un riferimento su base medica, perché molte persone soffrono di patologie particolari, a volte non sanno neanche di essere allergiche a qualcosa e di conseguenza si possono creare degli stati infiammatori o addirittura proprio dannosi al nostro organismo. Rispettiamo il nostro corpo, cerchiamo di essere il più possibile sempre attenti alla salute. Gli obiettivi si devono raggiungere con il tempo, non si può fare un percorso che dura 3 giorni e miracolosamente ci fa perdere 100 kg, ci fa mettere 100 kg di massa muscolare, ragazzi, è impossibile. Quindi non credete neanche alle favole delle bombe, tra virgolette, che fanno i miracoli, ragazzi, i miracoli non si fanno. Anche chi arriva a fare un certo tipo di percorso si fa un mazzo incredibile. Io vi dico, lasciate perdere i fantomatici fenomeni in palestra, magari con qualche amico. Ah, ma se pure io mi facessi le bombe diventerei enorme. Lascia perdere, diventeresti malato perché magari ti alleneresti male, mangeresti male, non arriveresti a nessun risultato, partirebbe addirittura la frustrazione. Perciò, ecco, sto un po' andando fuori tema perché credo che sia fondamentale rispettare un equilibrio. Quindi rispetta il tuo corpo, rispetta la salute, rispetta un piano e fissati degli obiettivi che devono essere obbligatoriamente misurabili. Perciò se il tuo consumo calorico è di 1000 calorie al giorno come basale e 150 da allenamento, devi perdere peso. Se a 1150 durante la giornata comunque uno vive, si muove e per esempio arriviamo a 1500, se mangi per 1600 non perdi peso. In termini calorici, se mangi per 2000 accumuli ancora più massa grassa, il che non è per niente, diciamo, sano, non soltanto in termini estetici, ma proprio in termini biologici, fisiologici. Cerchiamo di portare avanti un percorso che sia confacente con la nostra struttura fisica e con i nostri reali bisogni. Non facciamo sempre i faciloni, ma basta che levo questo, basta che levo quell'altro. Io sento spesso dire, ma basta che levo pasta e pane. Ma perché? Cioè, che ti ha fatto sta pasta e sto pane? Devi avere una gestione bilanciata, continuando a mangiare anche la pasta e il pane. Certo, se tu hai davanti una pagnotta e con 30 secondi finisce, 600-700 grammi di pane finiscono, magari è ovvio che diventa difficile a quel punto, è meglio scansarli e prendere le nostre amiche gallette di riso, magari biologiche, vengo per dirti. Quindi cerchiamo di essere seguiti, di non avere fretta, di non pensare che sia facile e togliere gli alimenti che a noi sembrano sbagliati, spesso può essere controproducente perché addirittura andiamo a fare peggio che non se continuassimo a mangiarli, perché si innescano all'interno del nostro organismo dei meccanismi di difesa e che crei veramente i danni, perciò fatti seguire, non fare il fenomeno o la fenomena, gestisci un piano equilibrato, misurabile e valutalo sempre insieme a professionisti del settore. Detto questo, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video, vi chiedo di alzare il pollicione se vi è piaciuto e di iscrivervi a WKT Fitness TV. Ci vediamo al prossimo video.